i tamburi. Il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare. Appuntamento per questo martedì, 7 febbraio, per la prima puntata dal Teatro Ariston. Sul palco a condurre le operazioni Amadeus, direttore artistico e conduttore, Gianni Morandi, e per la prima serata Chiara Ferragni, che sarà sul palco anche sabato, per il gran finale della Kermesse Canora. Un successo annunciato. La raccolta pubblicitaria è schizzata alle stelle e Amadeus rischia di migliorare ulteriormente i record delle precedenti edizioni che ha firmato. Il tutto con la complicità di un cast stellare, soprattutto i cantanti in gara, e delle immancabili polemiche, su tutte, quella legata alla presenza di Volodymyr Zelensky, che parlerà con un messaggio video preregistrato in occasione della finalissima. Ma Sanremo non piace a tutti. Per esempio, non piace a Pier Silvio Berlusconi, che ha aspramente criticato la scelta di far parlare Zelensky, oltre a controprogrammare la RAI con i suoi canali Mediaset per la prima volta da 15 anni a questa parte. Ma soprattutto il Festival della Canzone non piace a Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero, il quale non ha mai nascosto la sua avversione per la kermesse e per il fatto che il dibattito pubblico, durante la settimana della competizione, venga monopolizzato o quasi da quel che accade all'Ariston. E così, a poche ore dal via, Vittorio Feltri ci tiene a ribadire il suo punto di vista. Lo fa su Twitter, con un breve e ficcante cinguettio. Il Festival di Sanremo mi ha già rotto le scatole ancor prima di cominciare. Amadeus colpito e affondato a tempo record, anche se ai bersaglio del direttore non è il conduttore, ma il festival a tutto tondo.